Nostro ospite questa sera è Michele Comi, geologo, guida alpina di Chiesa in Valmalenco. Buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito, Michele. Ecco, lei vogliamo affrontare il tema del rischio negli ambienti naturali, si tratti di montagna, di mare, insomma, in qualsiasi ambiente naturale. Il concetto è quello della sicurezza, che però so che a lei sta un po' stretto, non è nelle sue corde. Sì, è Perché? un tema ricorrente, soprattutto l'estate e soprattutto in montagna. Ma io partirei con una piccola provocazione, ovvero credo siano maturi i tempi per eliminare il termine sicurezza da qualsiasi pratica che ha a che fare con la montagna e con gli ambienti naturali in generale. Perché mettere in sicurezza significa eliminare il pericolo, i dubbi, le difficoltà. Circostanze che nel momento in cui andiamo in montagna sono assolutamente ineliminabili. E quindi sostituire al termine sicurezza il termine protezione, che è più centrato per una corretta gestione dei pericoli e dei rischi conseguenti che non possono essere eliminati. Come possiamo proteggerci quindi da questi pericoli? Ma la protezione dei pericoli e dei rischi conseguenti avviene attraverso processi complessi. Certamente non è semplice individuare pericoli e rischi e anche una volta individuati non sono risolvibili unicamente attraverso abilità tecniche o attrezzature, ma sono in qualche modo inquadrabili e gestibili attraverso una fitta rete di sensibilità e conoscenze che si possono acquisire sicuramente nel tempo, sicuramente allenando l'esperienza, ma poi bisogna essere anche molto onesti, riconoscendo che la montagna, l'arrampicata o gli ambienti naturali hanno dei rischi ineludibili, e questa è la realtà dei fatti. Quanto i cambiamenti climatici incidono sulla pericolosità dei nostri ambienti naturali? Ma questo è un altro tema molto importante. Noi sappiamo che la montagna è un regno dell'incertezza, della variabilità. Tutto cambia, bastano poche ore dove un percorso glaciale subisce delle modifiche importanti, dove i crepacci si affrontano in modo differente, dove i ponti di neve si assottigliano, dove le scariche di pietre dovute all'innalzamento delle temperature si fanno più frequenti. Motivo ulteriore che suggerisce ai frequentatori della montagna di attivare e migliorare i propri processi di percezione. Capire qui ed ora che succede è il primo elemento che mi consente di prendere delle decisioni e a cascata gestire tutte quelle soluzioni tecniche che mi consentono di procedere sulla montagna. Ma in montagna si può andare in autonomia da soli o è sempre meglio affidarsi all'esperto? Ma accompagnarsi con una persona che ha questi processi già sedimentati è sicuramente la via migliore. Attenzione che poi la numerosità crea un effetto boomerang, quindi soprattutto nella montagna impegnativa mal accetta gruppi troppo numerosi, dove si instaura anche una sorta di senso di falsa sicurezza derivante dal gruppo. Quindi pochi ma attenti, noi tutti, anche le persone esperte, non sono esenti da imprevisti. Se vogliamo, la persona esperta può attivare con maggior facilità delle compensazioni di successo a eventuali errori. Però tutti siamo esposti alla natura che è padrona di questi luoghi. Anche lei ha corso qualche pericolo in montagna. Ma nessuno è esente, soprattutto quando poi la montagna diventa proprio teatro di vita, di lavoro. Dobbiamo esserne molto consapevoli. Grazie Michele Comi per il suo apporto, per il suo Grazie a voi. contributo. Grazie.